Bella raga, siamo appena arrivati a Barcellona. Dopo tanto tempo, di nuovo qui. E per iniziare, un bel walk per cena. Va bene così. Ragazzi, buongiorno. Questo è il primo giorno ufficiale a Barcellona, perché ieri siamo arrivati tardi. Come prima cosa andiamo al Tibidabo, perché la prima volta che venivi a Barcellona era chiuso e oggi dovrebbe essere aperto, quindi andiamo subito là. È uno dei parchi più antichi d'Europa, non mi ricordo se è il primo o il secondo dopo o prima il Tivoli di Copenaghen. I giochi che stanno sopra sono tutti d'epoca e infatti non hanno imbracature praticamente, e sotto poi alcuni l'hanno rifatti. Sì, per vedere tutto mi sembra erano 26 euro con il braccialetto e lo puoi vedere tutto. Per fare quelli sopra erano famosi 2 euro a gioco, speriamo sia ancora così. Eccoci arrivati al Tibidabo. Abbiamo visto una fila immensa davanti agli stand per prendere i biglietti e poi abbiamo chiesto a una persona se c'era un altro modo per prendere i biglietti, magari singolarmente e non solamente con l'abbonamento, e c'era una macchinetta qui in fondo che è questa qui, dove non c'è fila, non c'è nessuno perché nessuno lo sa. In pratica per ogni gioco costa 2 euro e preso singolarmente, invece se vai là, fai la mega fila, costa 10 euro, ti fai credo tutto il piano. Tremando. Ragazzi, prossimo gioco la super ruota, che non dovrebbe essere niente di che, però è tipica caratteristica. No, penso sia peggio un giro probabilmente. Non sei in ansia di stare fermo nel punto più alto di tutti? No, dopo il fatto ti devi riprendere, che fai? Freni? Si sta stringendo sempre di più. Si sta molto stretti, per farvi capire uso la GoPro. Raga, ma voi avete mai visto dei bagni così piccoli? Rispondete nei commenti. Dai, diciamogli perché siamo venuti a Barcellona realmente. Perché hanno appena aperto Five Guys. Siamo al Centro Montaditos e come le tradizioni vogliono, il mio nome è sempre quello. Toto Cutugno. Ah, pure quello dolce ci sta? Interessante. Siamo arrivati al Forum di Barcellona, che è il vero motivo per cui siamo arrivati a Barcellona in questo periodo, ovvero intorno al primo di maggio, ovvero la Feira de Abril, Feira de Catalunya, mi sembra. Guardate quanta gente che ci sta. Questo qua è uno dei palazzoni famosi del Forum, tra l'altro. Qualche peculiarità di questa festa, Martina? È una festa tipica andalusa, questa a Siviglia, però ovviamente la rifanno nelle... Sì, fanno mille tracce del Forum. Siete 19, 20, 28, 29, 34, 4. Mega padelle di paella, non ho mai visto delle padelle così grandi.
Che bello è sto posto! Più avanti. A prendere una paella nel centro, nel cuore della festa, ragazzuoli, anche il pupo con burro e sale è arrivato. Martina non vedeva l'ora, cioè aveva gli occhi a cuoricino appena visto il pupo. Prima recensione dell'assaggio del pupo col burro e il sale. Vada, com'è sesto pupo? Un'altra dimensione? La parte del Luna Park, sempre della festa di Catalogna. Vedi, slittano. Wow, che bomba. Questo ragazzo è quello che si vede al di fuori della nostra finestra, il patio interno, e lì ci sono delle mutande sporche. Guardate Martina che si emoziona davanti ai cagnolini che si fanno la messa in piega. La barba, guardate che la barbina. Guarda che bello quello, guarda che bello. Bellissimo. Guarda, bella la troviamo nelle piscine comunali di Barcellona e guardate dove sono posizionate. Guardate che vista sopra Montjuïc, è fantastico. L'odore di pasta sempre presente. Raga, ma qui c'è un cucciolo di Airone. Eccolo. Addio. Da un po' che io e Martina sentiamo odore di pasta al sugo. Allora ci guardiamo in giro cercando di vedere se c'è tipo qualche ristorante, qualche locale che sta cucinando. Non c'è mai nulla, tipo in mezzo alla natura che sentiamo un odore di pasta al sugo. Cioè, proprio delle svampate. E a sto punto penso che sia tipo un odore di qualche pianta, di qualche foglia, fiore, che sta di pasta al sugo. Qua Five Guys hanno il refresh, il refill delle bevande, e ce ne stanno una marea, guardate quante. Coca, Fanta, ma mille tipi di Coca-Cola. Pazzesco. Succhi di frutta, wow, Sprite alle varie frutte. Il cibo è arrivato. Purtroppo non avevano il menù nascosto perché ce l'ha In-N-Out, non Five Guys. Poi mi sono preso comunque un mega paninone. Yuck. Di consueto ragazzi ci troviamo nel più bello vintage store di Barcellona, Flamingo.
ci stiamo avvicinando alla Font Magic. C'è un fiume di gente. Ma questa fonte è proprio magica, come la Font Magique. Com'è stata questa fonte magica? Vabbè. Sono più belli gli spari di Pagliare, laddove la musica è molto molto più alta, più bella. Ragazzi, faccio un mini room tour al volo. Questa qui è la cucina, dove ci facciamo la colazione la mattina, e quello che avete visto prima è il bagno. Buongiorno ragazzi, oggi è un nuovo giorno e piove. Ed ora un bel pranzetto con una bowl di sushi. Con la forchettina. Ora stiamo dentro Umana e c'è tipo una t-shirt freschissima, bella Italia. Ah, e prima in un vintage store ho preso una camicia che è pazzesca. Vi spoiler un po'. Com'è? Quale? Viva il jazz. Ah, bello. Martina si sta facendo tatuare una scritta sul pantalone. In pratica c'erano degli amici suoi, tra cui un pilota di Airdrainer, e anche detto che nei voli lunghi o si mettono a vedere un film o beh, parlano, a volte dormono pure perché essendo nei due non hanno nulla da fare. Io sono rimasto un attimo sconvolto. Mi piacerebbe tanto andare là. Raga, sembrerebbe che hanno aperto il bunker. Finora era sempre stato chiuso. Non ci ripenso due volte ad andare a vedere. Sembra troppo Call of Duty qui dentro. C'è proprio una missione. Le zone più rosse sono le parti più bombardate. Castello di Montjuïc con i vari... Sì, i cannoni, le cose. Intanto fanno vedere i programmi italiani luce riguardo la guerra. Oggi invece pranzo messicano, si pranza da Taco Bell. Questi magnifici tacos. Non ci resta che assaggiare. Io già finito. Com'è? Però è bellissimo. Cosa si va qui dentro secondo voi? Era incluso col menù? Ah, però non si chiama così. Il marzapane. Chi è che è il marzapane? Ora probabilmente andremo lì sopra. Lo vedete, ma lì c'è un tizio che prende il sole da solo.
ragazzi, nel nostro volo c'era Enzo Paolo Turchi. Non so se qualcuno lo conosce, ma lo metterò nel video. Se mi vuoi bene, fammi andare via. Bravo, sì.